Gianni Colacione per Libri.tv, qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Siamo alla seconda giornata e siamo in compagnia di due rappresentanti dell'Associazione per la Grande Napoli, un'associazione radicale, insomma, che peraltro è anche abbastanza ormai un po' di anni che esiste, e siamo appunto in compagnia di Roberto Gaudioso e Emilio Martucci. Adesso poi dopo ci diranno quali sono i loro incarichi. Volevo chiedergli come le prime impressioni, insomma, ormai siamo già alla seconda giornata su questo comitato, e poi ovviamente ci hanno qualcosa sicuramente da dirci anche sul lavoro dell'Associazione per la Grande Napoli. Cominciamo da Roberto e gli passo il microfono. Salve a tutti. Io sono il tesoriere dell'Associazione per la Grande Napoli, sono stato riconfermato e sono onorato e sono contento di questa carica, visto che l'associazione è in forte rilancio e abbiamo l'anno scorso raddoppiato tutti i nostri numeri sia a livello di bilancio sia a livello di iscritti. Quest'anno vabbè, è appena iniziato e diciamo, anche se ci troviamo in questo momento a causa della raccolta firme in un'emergenza abbastanza grossa riguardo alla liquidità, abbiamo speso praticamente tutto per questa raccolta firme e che abbiamo fatto con grande passione e in situazioni comunque complesse. Ricordo che sì, non abbiamo gli autenticatori, li abbiamo dovuti pagare e tutta questa questione che è ben nota a tutti i radicali, però è stata veramente un'esperienza, devo dire, unica e molto molto bella, che ci ha unito molto, una settimana veramente di passione. Passiamo la parola a Emilio Martucci, che non so se è incarichi nell'associazione, però ci può parlare un pochino appunto di come questa militanza sul terreno, sul territorio anzi, voi la esercitiate anche con ottimi risultati. No, sì, è stata una, diciamo, come diceva Roberto, un'esperienza importante viverla questa esperienza, perché ti fa capire che cosa significa realmente essere militante e credere in un progetto e spendersi per questo progetto, dare parte rilevante del proprio tempo a questa iniziativa. Ed è stata la riuscita di questa iniziativa, è stata frutto di un duro lavoro di semina, perché non si raccolgono 1000 firme davanti. Ecco, stiamo parlando della raccolta delle firme per le elezioni, quindi la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Sì, sì, a quello alludevo. È proprio, volevo insistere sul fatto che non si raccolgono 1000 firme in 2 giorni autenticate con tutte le difficoltà eccetera, poi anche così per caso, ma è frutto di un lavoro di semina, di convincimento, di stare lì, la gente si riconosceva e quindi noi cercavamo di convincere le persone a firmare. È veramente è stato un grosso soddisfazione e entusiasmo vivere quei momenti. Senti, però Emilio, ho sentito anche il tuo intervento di comitato, che insomma ci sono state qualcosa che non vi ha fatto molto piacere, ne vogliamo parlare? Diciamo di sì. Ci sono state delle cose che abbastanza anomale e un po' spiacevoli, poi magari qualcuno ci darà anche una risposta a questa cosa. La presentazione, noi abbiamo, nonostante il duro lavoro svolto, nonostante come dire, il cercare di creare consenso sul territorio per questa lista, alla presentazione della lista dell'Amnistia, Giustizia e Libertà non siamo stati invitati, ne sono state invitate altre associazioni a Caserta, a Salerno, eccetera, cosa che reputo un po' triste piuttosto che grave. Poi magari ci si dirà pure perché, ma l'impegno, cioè la militanza, io penso che vada più rispettata. Ne parliamo insomma un po' di gratificazione e anche di riconoscenza rispetto a chi poi in realtà è il motore iniziale di questa lista, coloro che poi raccolgono le firme. Roberto, hai qualcosa da aggiungere?
Certo, secondo me il problema è che il gioco allo sfascio si fa da una parte e dall'altra, perché da una parte e dall'altra mi dispiace dire, però si stanno prendendo delle posizioni, i ranghi si stanno serrando, e dopo questo ultimo intervento di oddio, scusatemi, Matteo Angeli, sì. Devo dire che non riesco a capire, non riesco a capire. Va bene, critico anche io alcuni compagni che ancora parlano di qualche accordo col PD. Cavolo, a me sembra veramente impossibile. Questo mi scandalizza, non l'accordo con Storace, mi scandalizza la possibilità di pensare ancora all'accordo col PD, perché siamo fuori da tutto, da Lazio, Lombardia. No, fuori da tutto, non sento dagli accordi, però diciamo il problema è che questo non è una cosa che nasce adesso, fa parte di una politica nazionale che non parte nemmeno dallo sputo che ha avuto Pannella dopo quella menzogna che noi avremmo votato la fiducia a Berlusconi, ma nasce da molto molto prima, che è una volontà di mistificare la nostra storia. E come ho detto, noi dobbiamo guardarci dai nostri amici, da quelli che hanno qualcosa simile a noi. E la nostra storia è stata questa, e tenere stretti i nostri nemici. È per questo che ero d'accordo per l'accordo con Storace. Certo, non sapevo che poi Storace aveva chiuso la porta del taxi, quindi non lo so, forse allora a quel punto anche le nostre capacità di previsione sono errate. Dall'altra parte però, se Angeli fa un discorso del genere, dove è tutta, cioè, sono pazzi quelli che mettono in discussione la lista Bonino-Pannella, e allora facciamo muro contro muro, cosa che secondo me è veramente inconcepibile, il dialogo non esiste, e allora ha ragione Emma Bonino quando è sottile il discorso, quando dice è un reato di lesa maestà. Sì, le parole sono importanti, così come è importante definirsi, mi dispiace, nella direzione dell'altro ieri, Spadaccia, prima di che condivido quasi tutto quello che dice Spadaccia, però prima di criticare Pannella dice sono un pannelliano. No, un momento, noi non siamo radicali. Anche se siamo sempre d'accordo, io adoro, veramente amo Pannella, però non mi voglio definire pannelliano, lo rifiuto. E ha talmente ragione per quanto riguarda anche la violenza che adotta Pannella, era tra i miei appunti, l'ho fatto vedere ad Emilio, rispetto ai radicali brava gente. Questo per me è un linguaggio violento ed esclusivo, è identitario, che non fa parte della nostra identità multiculturale. Transculturale. Grazie di questa intervista, e auguriamo ovviamente ogni bene all'Associazione per la Grande Napoli e tutte quante le iniziative che faranno. Grazie ancora.